Facciamo l'ingresso. Facciamo qui. Facciamo poi delle finestre, facciamo stavolta però il cerchio, così da usare anche altre figure. Il cerchio puntato al centro, si fa il raggio, così. Diamo tre materiali e cerchiamo non acqua, wood, legno, translucent. Abbiamo qui vari. Abbiamo il vetro cemento, il vetro celeste, questo opaco. Abbiamo varie tipologie di vetro. Ne scegliamo uno prendendo il secchiello, tipo questo. Vediamo una cosa adesso. Vedete? Il vetro si vede dentro. Mettiamo di voler fare una porta di legno, andiamo, anche se questo ci impedirà, se mettiamo la porta, non vediamo dentro, quindi è sempre conveniente fare l'ingresso, quindi tagliare. Mettiamo un po' di vegetazione. Diamo un colore alla. Troppo scuro, proviamo a usare qualcosa di no, figure geometriche, fini. Questa voce comandi colori in modello mostra tutti i colori utilizzati nel modello. Break and crown. Ecco, usiamo questo che è meglio. Credo che sia molto meglio. Facciamo una finestra sul retro. La facciamo quadrata stavolta. Dunque, per assicurarci che mettiamo la seconda finestra alla stessa altezza, facciamo un altro rettangolo. Dopodiché, facciamo l'altra finestra. A questo punto facciamo una cosa, selezioniamo queste due linee, questa la cancelliamo e questa la cancelliamo. Prendiamo i colori, andiamo a translucent, prendiamo il secchiello, mettiamo questo vetro stavolta. Ecco qui, riusciamo a vedere dentro. Proviamo ad entrare dentro. Abbiamo il vetro avanti.
È difficile.